In apertura della nostra pagina sportiva parliamo di volley maschile, parliamo della Sirra Perugia, protagonista ieri al Palasport Evangelisti della terza, della quarta vittoria consecutiva. Ieri ha battuto Milano per 3-0, vediamo la sintesi proprio di ieri sera nel servizio di Elena Ballarani. Ancora un risultato pieno per la Sirsaf di Conad Perugia che al Pala Evangelisti davanti al proprio pubblico nella quarta giornata di campionato di Superlega batte la Revivr Milano di coach Andrea Giani con un risultato di 3-0. Andiamo a vedere i parziali: 25-19, 25-20, 25-23. Grandi percentuali in attacco e in ricezione in tutti e tre i set, ma andiamo a parlare con i protagonisti. Penso che abbiamo giocato una buonissima partita, in determinati frangenti penso anche spettacolare dal punto di vista delle giocate, dalle battute che siamo riusciti a mettere in campo, delle velocità molto importanti. E poi chiaramente non lo scopro io, i nostri attaccanti sono attaccanti di assoluto livello, è stato molto bravo Luciano perché ha saputo tenerli in partita tutti, gestirli tutti nel miglior modo possibile, perché per un palleggiatore avere 5 attaccanti così forti non è mai facile accontentarli e tenerli in ritmo tutti, quindi grande merito alla regia che ha saputo mettere in campo. L'importante è fare i 3 punti, perché prima o poi dei 7 li perderemo, anche vincere 3-1 va bene, insomma, se si vincono tutte le partite 3-1 alla fine si portano a casa tutti i trofei lo stesso, quindi... va bene, insomma, prima, questo non deve essere un problema, vincere le partite 3-0, l'importante è vincerle, poi 3-0 meglio, soprattutto contro delle squadre così forti, perché secondo me Milano arriverà lì in fondo perché innanzitutto ha un allenatore eccezionale e poi dei giocatori molto giovani, forti. Nimir è sicuramente una delle sorprese, diciamo, del campionato italiano, è un bombardiere di quelli veramente tosti da affrontare, quindi oggi vale ancora di più. C'ho un aggettivo, però non lo dico ancora perché voglio dirlo già un po' più là, però comunque abbiamo visto che la squadra è migliorata, è maturata e questa sera i numeri sono grandi. Scontro una Milano che io sapevo come poteva andare a finire, perché hanno perso contro Macerata, ma immeritatamente. Parlavo oggi col presidente che era a pranzo a casa mia, effettivamente... è una squadra molto più forte di quello che è il punteggio classifica e penso che farà molti danni su parecchi campi. Noi l'abbiamo presa sul serio e poi si è visto il risultato.